Anita, per la tua ospitalità. È davvero un onore essere qui. Ciao a tutti, sono Francesca Cani, ho 34 anni, vivo e lavoro a Mantova, adoro i gatti. Questo per esempio è Garibaldi e ve lo presento. Dunque, la prima domanda è perché scrivo? In pratica scrivo da sempre. Le prime storie le buttate giù su un quadernino a quadretti durante l'ora di religione. Sì, lo so, non si dovrebbe fare. Ma scrivere è un modo che ho per esprimermi e sono una persona nella vita abbastanza timida e riservata. E quando sono alla tastiera tutto questo sparisce, divento un'altra persona, sicura di me e disposta a condividere il mio mondo interiore con chiunque voglia leggermi. Scrivere è un'esperienza ed è un viaggio ogni volta e quindi mi metto alla prova con i miei limiti, ma condivido anche i miei viaggi. Per quanto riguarda la cacciatrice di lieto fine, la storia è ambientata in Irlanda, una terra che io sento in modo particolare e le emozioni che ho provato in determinati posti dell'Irlanda le ho riportate sulla pagina e le ho condivise con tutte voi. In pratica scrivo per questo e anche perché per me è come respirare. Il mio protagonista si chiama Alba, ha 26 anni e non è una ragazza particolarmente alla moda. Ha in testa un chignon perennemente arruffato e ha due grandi occhiali che usa come scudo verso il mondo. Il suo ideale romantico è decisamente alto e inarrivabile, perché ha nella testa tanti duchi, conti, vampiri, Jamie Fraser e uomini con i quali un uomo reale, se messo al confronto, esce battuto. Ora, il suo uomo Bram è veramente bravo e ci mette del suo e alla fine, beh, vedrete se ne esce vincitore. Comunque. Il mio ideale d'amore, il mio ideale d'amore effettivamente esce nelle pagine di questo romanzo. Credo che la vita non sia tutta rose e fiori, ma che nell'amore si debba credere e ci si debba soprattutto mettere alla prova. Quello che manca spesso ai tempi nostri, nei tempi moderni, è credere che ce lo meritiamo il lieto fine, che l'amore è l'ingrediente della felicità. E perché non concederselo? Se avete voglia di capire di cosa sto parlando, leggete La cacciatrice di lieto fine. A un certo punto della mia storia, Alba chiede a Bram: hai mai cercato qualcosa che sarà difficile da trovare? E nella mia storia ci sono davvero tante ricerche, si cercano folletti, giganti, pietre magiche, insomma una serie di ricerche che può sembrare impossibile, ma soprattutto ci sono due cuori che hanno la forza e il coraggio di guarire insieme. Se a Natale avete voglia di una storia dolce? Passatela in mia compagnia e di Rizzoli You Feel. Ciao a tutti!